oggi non sia tanto un mio monologo, ma sia veramente un confronto, dove anche passo passo, punto punto, andiamo a vedere se c'è veramente un'intesa o se bisogna fare delle. Dicono tutti così, ma fanno i monologhi poi alla fine, non vi preoccupate, non dovete intervenire per forza, non voleva dire questo Adriano. E invece io voglio spiegarvi velocemente, io ho una decina di minuti, mi spendo per raccontare il progetto dal mio punto di vista, anche perché penso che questo progetto abbia più punti di vista, che sia qualcosa di complessivo all'interno della quale noi possiamo riconoscere dei pezzi che ci interessano. E quindi una spiegazione anche a chi è qui stasera, perché comune, provincia, comuni, provincia, società della salute, perché si interessano e partecipano a un progetto che potrebbe realizzarsi con l'avvento di un nuovo Pirlo, no? Diceva Balconi. Certo che al Comune di Pisa l'avvento di un nuovo Pirlo interessa fino a un certo punto, così anche alla provincia, però al Comune di Pisa e alla provincia interessa come crescono i bambini, e questo interessa molto. E sapete che ci sono 4.000 bambini che vengono da voi alle vostre riunioni, nella vostra società, e lì si formano una parte fondamentale del loro voglio essere cittadini, e questo interessa molto al Comune e alla provincia. Interessa sia sul piano tecnico, e questo è un aspetto che riguarda molto Bacconi, le sue idee nuove per come ci si deve allenare, per come si deve crescere, ma riguarda anche la testa dei bambini, riguarda anche l'aspetto psichico. Quindi non c'è solo da garantire ai bambini una sanità, l'educazione fisica che li porti a sviluppare nel modo migliore le proprie attitudini, partendo dal fatto di avere un corpo bilanciato, un'alimentazione sana, tutte le cose che noi continuiamo a dire ma che difficilmente riusciamo poi a intervenire. E l'altro aspetto psichico, ci sono tutti quelli che sono qui dentro, conoscono benissimo la strada che i ragazzi fanno quando diventano bravini verso 14 e 15 anni, a parte i giochi fra le società per fregarsi i migliori, che non è un bello sport, non è un bello sport e nemmeno un bel vedere. Di questi ragazzi che partono e vanno, i più fortunati vicini a Empoli, vanno o a Firenze, se no mi ricordo ci saranno ancora più importanti come quello di Torino, almeno quando ero molto più giovane io, Torino era un vivaio giovane importante, forse non lo è più, c'era Polio Pelli che faceva il gioco. E i ragazzi vanno lì, partono in 300 e di questi 300 uno diventa non come Pirlo, perché allora bisogna andare su numeri molto più alti. Le statistiche dicono oggi che un ragazzino su 30.000 che iniziano a giocare a calcio diventa professionista. Uno su 30.000. Ma la traduzione ufficiale. Ma la cosa che mi preoccupa non è tanto uno su 30.000, ma è come arrivano gli altri 2.999, gli altri 29.999. Perché spesso succede che questi ragazzi che vanno fuori, che sognano, con le famiglie che partecipano a questa esperienza, ritornano in condizioni, diciamo, frustrate. Noi abbiamo una serie di esempi da questo punto di vista qui, non buoni. Anche questo ci interessa. Ci interessa, per esempio, che il talento, se c'è, venga allenato da chissà come si allena il talento, ma sia un talento che viva nella sua città, come si può dire, nella sua provincia, nei rapporti, nelle amicizie, senza vedere nel salto a 14 anni, uno va a Milano, a Torino, in collegio, può succedere anche che la cosa vada molto bene, ma vi assicuro che noi abbiamo purtroppo riscontri in cui le cose vanno molto male. E anche di questo il Comune e la provincia si devono preoccupare. Ed ecco perché, non so se adesso, qui si è formata spontaneamente qui davanti a me, le due file di pubblico, e ci sono alcuni degli enti più importanti della nostra città che partecipano al progetto che adesso Bacconi illustrerà meglio di come sto facendo io. E ciascuno di questi pezzi di città, io parlo di città perché sono cose pisane, ma sarebbe giusto parlare di provincia, sono pezzi di città importanti, per noi importanti. Una città che ha al suo interno forze per puntare all'eccellenza, in vari campi, lo sappiamo, lo vogliamo che questo succeda anche a livello del calcio, se è possibile, e per fornire ai nostri bambini prima, ragazzi dopo, le cose migliori che possono essere fatte. E allora cosa di meglio che non la tecnica? Però vi volevo elencare i,
i presenti, perché sono la Fondazione Monasterio, la Scuola Superiore Sant'Anna, quella che adesso come si chiama? Una volta si chiamava ISET, ma adesso è Scienze Motorie, le Scienze Motorie il, col Prese, il liceo scientifico. Abbiamo anche il professore dei giochi sportivi qui. Il professore della facoltà. Sì, e poi abbiamo detto il liceo sportivo di Cascina, che non è che ci ospita e basta, ma che siccome ha avuto un'intuizione, che è quella del liceo sportivo, oggi con le possibilità si pone al centro di questa riflessione. E anche qui faccio un esempio. Quante volte i ragazzi a 14 anni mi dicono non possiamo più andare a scuola, cioè abbiamo dei problemi, ma io devo fare questo. A noi non sembra una situazione normale, ma spesso succede che c'è un'incompatibilità, specialmente quando il ragazzo diventa bravo, magari fa 4 allenamenti la settimana, e magari li fa a un'ora di pumba da casa. Quando si studia? E allora gli insegnanti gli dicono smetti di giocare, e l'allenatore o chi per lui gli dice o gli fa capire, beh a questo punto devi decidere cosa fare. Beh, noi pensiamo che si possono fare entrambe le cose a grande livello, pensiamo che un calciatore istruito e capace sia meglio di un calciatore non istruito e così via, so, crediamo in una serie di cose. Dicevo scientifico che ha avuto questa intuizione, ma finisco l'elenco con la clinica San Rossore. Devo citare l'editore Felici che è seduto qui con noi, accanto tra l'altro c'era il professor Mosca, io ho citato il professor Mosca perché non l'avevo nell'elenco, ma l'ho visto che è arrivato, noi siamo molto contenti. Scusa, ti interrompo, è arrivato il presidente del PISA che invita a salire dal nome.